Onorevole Bergamini per la replica. Sì, grazie Presidente. Io voglio ringraziare il sottosegretario Braga per aver voluto rispondere a questa interpellanza che purtroppo, e non è certo dovuto a lui, non rientra affatto nelle sue competenze. Devo prendere atto del fatto che evidentemente i rappresentanti del governo per quello che riguarda il ministero competente hanno altri impegni che ritengono prioritari rispetto a dare risposte al Parlamento. Non posso che prenderne atto, ma certo questo non può farmi piacere, credo che non possa fare piacere all'istituzione. Pertanto già per questo ovviamente non posso ritenermi soddisfatta della risposta che ricevo a questa interpellanza, non posso neanche nel merito, perché al di là di generiche e assolutamente condivisibili, ci mancherebbe anche che non fosse così, spinte verso il progresso tecnologico, lo sviluppo e la tutela delle libertà di espressione alle quali tutti teniamo e per le quali tutti combattiamo in prima persona, tuttavia mi sembra che dalla sua risposta, sottosegretario, non arrivi alcuna indicazione chiara rispetto alla domanda che ho fatto. Certo, c'è un elemento positivo, si è proceduto ad una sorta di consultazione pubblica per coinvolgere dunque anche la società civile e per raccogliere indicazioni rispetto a modifiche specifiche di questi trattati. Questa è una buona notizia, non si fa mai abbastanza consultazione pubblica in questi paesi, stiamo prendendo un buon esempio dai paesi anglosassoni che lo fanno da lungo tempo e senz'altro questo è un elemento di grande positività. Tuttavia non mi sembra che questo elemento sia stato sufficiente a produrre delle risposte. Certo che il nostro governo si muoverà in coerenza con l'acquis comunitario. Naturalmente, noi facciamo parte dell'Unione Europea e quindi non si può fare diversamente, ma ancora non mi è chiara e rimane non chiara a me quale sarà la linea che questo governo intende tenere non fra 6 mesi, non fra 1 mese, ma fra pochi giorni alla conferenza di Dubai. Grazie, onorevole Bergamini.